Non hai scritto che siamo in Hello? live? Adesso lo scrivo. Prima però devo sentire qua le situazioni. Si sente qualcosa? No, cioè è troppo avanti, quindi devo metterlo indietro. Allora, advanced. Salve. Salve. Adesso vedrete che sono tutto sfasato con l'audio perché stiamo facendo delle prove. Adesso Quindi ci devi mettere solo un meno allora, davanti. proviamo. No, più o meno mi ricordo. Pom 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 Vediamo. pom Ok. Ok. Però visto che ho scoperto, tanto facciamo un 5-10 minuti di aggiustamenti, direi. Facciamo un 5-10 minuti di aggiustamenti Ma audio. perché? Sembrate sincronizzati adesso. Perché ho notato nelle scorse live che non era proprio propriamente sincronizzato bene. È colpa di andare a fare shopping Però e poi non non trovi niente e poi ti deprimi. Dici cos'è la crema di 1500. pistacchio? Vediamo. Pistacchio. Io perché ho provato un paio di pantaloni e mi sembrava che io fossi No, scappata. devo andare La avanti. definizione di mia sorella è stata sembri potrei 500. ricordarmi, ma sembri scappata di casa. Tunz, 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 pata, pata. Leggi i commenti. Put the record on Mr. DJ. Ok, siamo sincronizzati. Yeah. Yeah, goblin. Yeah, goblin. Go, 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 goblin. Vado ancora un pochino Ma avanti. lascialo stare, basta, che poi Così. peggiori. Così. No. No. No, 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 no. Sì. DJs. DJs. Aspetta, Cavolo. faccio gli effetti speciali. Brilla. Sì, diva. Che cambia Sì, colore. suona. Cambia colore. E rosa Sì. fluo. Bellissimo. Sexissima. Aspetta. Wow. Rosso, yeah. Perché Perché ha le luci? Ha altrimenti ragione. non è una vera cuffia da gaming. Ah. Ok. Perfetto. Sì, mi sembra. Ma poi stacca, spegni queste No, luci no, di la lasciamo qua merda. come luce ambientale. Come si spengono queste luci di merda? Meno male. E c'è anche il microfonino. Sì, Si ma il vede? Sì. Oh, microfonino lo ha. spengo, lo accendo, lo Il spengo, lo microfono accendo, avrebbe lo anche il suo spengo. perché da un certo punto di vista, perché magari al buio ti rinfili in fretta le cuffie e lasci il microfono acceso per sapere da che lato devi infilarle. Quindi da un lato. Ma c'è scritto in gigante Ma se sei lì al R. buio! Sto pensando al buio! E perché fa le luci? Perché così le vedi al buio. Ma sono grandi così, non ti serve vederle. Cioè, le vedi, altrimenti hai problemi. Rosa fluo, sì, il nuovo colore di mana. Esatto, sì, perfetto. La coppia che scoppia gli altri quando prende Sì. il tè. Ok, ora posso Wow. mutare di nuovo e staccare. Yeah. Posso. Allora. Vado a mettere Io a posto. mi. Cavoia. Perché ha le ruote questa cosa? Non ha senso. Meno male che non ho distrutto il Lego. Yeah. C'è stato un infortunio. Ho un bombiletto che ha però le ruote, quindi se ci vado addosso troppo violentemente si sposta anche lui insieme a me. Beh, Quindi in non è realtà il potrebbe massimo. attutire il colpo questo suo spostamento, quindi potrebbe anche andarti bene. È vero. Bene. Bene. Allora, di cosa andremo a parlare oggi? C'è stato un Te? incidente.
strano, strano sul sito francese, strano, ma no, della Wizard, strano, nel senso che a questo punto appaiono degli incidenti un po' troppo spesso. Sì. Okay. In questo incidente è stata rilasciata, cosa che comunque non uscirà tra tantissimo, quindi penso che sì, dovrebbe essere stata rilasciata un mese, un pochino prima, ma aveva senso fare le prove per caricare, però non così, proprio non caricarle effettivamente. La lista del dual deck che uscirà, che si sapeva già comunque più o meno qualcosa. Sì. Quindi no, sapeva che usciva, basta, non e sapeva niente. Si è scoperto che oltre a essere tritoni contro goblin ci sono anche le liste complete, neanche la prima carta che dici vabbè, no, esatto, insomma si poteva anche sopravvivere. Sì. Ok, è stata spoilerata la foto, qui sono state spoilerate le liste complete. E che liste ci sono sui cose interessanti, potevano sprecarsi di più. E vabbè, ma quello succede sempre. Potevano veramente sprecarsi. L'idea è sempre la stessa, sono due mazzi che devono affrontarsi tra di loro, sì, sì. Sono due mazzi che devono essere accessibili a tutti come prezzo, potevano, e su cui non lucrare sì. tanto, quindi soprattutto con due alla fine clan, sì, come quella goblin dei tritoni e quella dei tritoni. Goblin, dove molte delle 100 teste rotolate. Poi che poi in Francia è proprio azzeccatissima, esatto. Come comunque dove ovviamente potevano spingersi tantissimo e anche alzare il prezzo, soprattutto dal punto di vista dei tritoni. Mm-hmm. Potevano inserire delle carte che poi avrebbero sì. reso il prodotto meno fruibile. Mm-hmm. Perché il prezzo sarebbe alzato, hanno forse anche per quello rischiato, cioè tenuto un po' più bassa la il ma infatti level. Era già successo un casino per Commander o Ixalan. No, era successo un casino per Hour of Devastation, che avevano stessa modalità, avevano probabilmente provato a mettere sulla pagina dello Standard Showdown e si erano bruciati Nicol Bolas, Samut, Planeswalker, sì, e il Lavratta, quella di Bontu. E per Commander 2017 avevano stessa identica cosa, avevano pubblicato presto la pagina del Commander 2017 con le art sì, dei, dei comandanti. Spoiler ipotetici. La cosa ridicola è che comunque... E che probabilmente è la stessa persona, perché le modalità sono esattamente uguali e non l'hanno ancora licenziato. O è pilotato. Prendete me, io so fare quelle cose. Sono bravo. Lo so. O è pilotato e quindi non è un errore, ma è una volontaria svista. Ma solo svista. In quello francese sempre. Oppure è strano. Un pirlone madornale, però sa fare bene, non so, i biscotti, per cui non riescono a licenziarlo. Non so, magari il figlio del capo. Sì, ma dagli un'altra mansione. Cioè, è vero che forse è quella dove fai meno danni, effettivamente. Perché, ok, una lista, ok, una, tre carte, sì, magari sì. In altre perdi dei soldi, qui non li perdi effettivamente, sì. Però dagli un'altra passione, fagli portare il caffè, fagli comunque fare due copie. Ho notato che a livello di carte, a livello economico, sì. Si è un po' sbilanciato, cioè, nel senso che i goblin hanno più cose che valgono economicamente di più, perché sì. Hanno dentro, dopo li vediamo. Comunque, i tritoni, per quello ho detto, potevano sprecarsi anche soltanto a bilanciare, sì. Dato che hanno messo dei goblin che costano, potevano mettere dei tritoni che o magari meno goblin che costano e più tritoni che costano, tipo un Lord of Atlantis, però, i cosi di... quelli che fanno fare il turno extra dovrebbero stare anche quelli un pochino per via di Commander, anche perché comunque da un certo punto di vista cioè il prezzo consigliato è sempre lo stesso. Sì, è sì. Ovvio che nei limiti quando pensano alle liste pensano anche a quanto potrà andare a costare, perché è vero che certo. A loro costa uguale stampare un Lord of Atlantis o stampare una qualunque carta di a 0, diciamo che cent. Hanno deciso di perché non c'è Lord of Atlantis, ma c'è il suo equivalente, quello che era uscito in M qualcosa. Buonasera. Buonasera Giulia. Ovviamente. Speriamo che stasera non ti rubino il wifi.
Ovviamente è, da un lato è anche il fatto che comunque abbiano pensato quanto possono speculare sui due, Certo, quando chiaro. possono speculare Diciamo. sui goblin che chi li gioca li ha già, e Esatto. quanto potrebbero speculare E invece sui infatti stavo tritoni che dicendo. sono effettivamente ancora in gioco sul Stavo Modulan. dicendo, infatti, Tritoni è multiforma, nel senso c'è il Modern, c'è il Legacy Tritoni, quindi è più sono più giocati e valgono di più per quello. I Goblin si giocano relativamente in Legacy e basta, tra l'altro. Per cui molto spesso i giocatori di Quindi. Legacy hanno già il tritone e non vanno a lucrare sulla ricerca del duel deck, mentre un giocatore magari di Modern che ha appena iniziato e vuole montarsi i tonni, se avesse potuto trovare un Lord of Atlantis nel duel deck, sarebbe magari andato a prendersi il duel deck perché costava di meno Sì, sì, come sì. scatolato e quindi si sarebbe alzato molto di più. Da un certo punto di vista, facendo questo gioco, mettendo magari cose meno costose, hanno mantenuto una possibilità che un giocatore che vuole semplicemente comprarsi due deck e se ne frega del Modern possa avere il suo mazzo con i Allora, tritoncini. passiamo subito intanto Alle liste. Allora, le liste complete. Non le dico perché è una palla. Tanto Sì. c'è la confezione. E vediamo già. Ah, ovviamente ci saranno art alternative. E Ovvio. spero tante. Anche perché alcuni tritoni e alcuni goblin non, cioè, sono gli stessi da anni, quindi magari. Però chiaramente le liste sono uscite proprio come liste. Quindi non sappiamo quali altre carte, oltre chiaramente a quelle qua. Aspetta, devo sempre ricordarmi quelle qua di fianco. Ok. Avranno art alternative. Intanto vediamo subito le due carte di facciata. Buon salve, Francesco. Le due carte di facciata sono Master of Waves, Maestro delle Onde di Teros, con art alternativa. Forse è sempre della Magali. Non si capisce. No, secondo me sono Jantner. Non capisco. Nello stile sembra Svetlin Velinov, secondo Sì, me. sembra Velinov effettivamente. Buonasera, Phage. Comunque abbiamo il Master of Waves e l'Istigatore dei Cunicoli di Zendikar. Originariamente il Tritone di Teros e l'Istigatore Goblin di Zendikar, la prima Zendikar. Senza dirlo, sono due classiche liste tribali, quindi si basano Ma sulle davvero? interazioni Ma tribali. credevo che il Goblin fosse, non lo so, un mazzo control. monorosso control e monoblu aggro, Beh, in che più o realtà meno è il effettivamente tritone è Tritoni e Monoblu effettivamente un aggro. monoblu aggro. Ci sono. Adesso andiamo avanti con le carte. Allora, vabbè. Questo può lasciare desiderare, però intanto è All'interno. un. Sì, diciamo che pensando quanto vengono, dovrebbero stare intorno ai 20 euro. Come al In solito. prevendita anche meno, secondo me. Il prezzo consigliato è 25 dollari o 20, 23 dollari. Ovviamente, Quindi. ipoteticamente, non dovrebbero alzarsi tantissimo. Sì, no, rimangono, cioè, della storia di Duel Deck, non, a parte forse una, neanche, non mi viene in mente neanche un'occasione in cui non siano stati venduti al loro prezzo di listino. Comunque, troviamo dentro questo tritone che in un'ottica comunque di mazzo tritone con Sir Shalezar Fairbrother dell'Istigatore, non ci ho fatto, penso sia lo stesso, There is always a rubble to be round. Secondo me è la stessa. Adesso vado a vedere quello originale. Warren Instigator. Ma No, è diverso. Quindi c'è sempre una. Sembra Rubble, Rubble, che è tipo una rusted, ressa to be rusted, roused. C'è rusted. sempre la ressa per essere
Roused aizzati, diciamo, non Beh, ha so. senso Sì, sull'istigatore. perché istiga effettivamente, c'è sempre la re, cioè tutti vogliono essere istigati da lui, l'idea penso sia quella. Sì, l'originale era sì, pericolo, pericolo, Sì, esatto. esatto. Se non avevi stampato la Nemesi, non vedo motivo di far alzare il prezzo, che la carta già ha rovinato un comando. No, no, tranquilli. Esatto. Uscite fuori dalle vostre tane sicure. Bellissimo. I flavor text dei goblin sono sempre più belli. Comunque, abbiamo questo tritone che ogni volta un permanente di controllo viene stappato, prende più uno fino alla fine del turno. Quindi potenzialmente diventa grosso se resiste un turno. Se non traducete voi di mi disiscrivo. No, no, la patina. L'abbiamo tradotto. Poi, ma Okay, questo non si vede un'ostia, quindi c'è poco da fare. È il meno, come si dice, boh, cioè nel senso ci sta perché è un Vabbè, mazzetto così. sì. Poi c'è il Master of Waves perché se non ci ricordiamo cosa fa è qua, quindi un 2-1 costo 4, protezione da rosso, che contro mazzo Goblin uno rosso può dire la sua. Sì, penso proprio che sia la scelta Gli migliore. elementari che controlli prendono +1/+1, quando entra metti sul campo di battaglia un numero di pedine creatura elementale 1-0 blu pari alla tua devozione al blu, che in un mazzo monoblu mi sembra anche questa Cioè, una cosa quindi molto conveniente. entra e diventa un 2-1 praticamente, perché gli elementari che Esatto, controlli, sì, quindi non diventano tutti scompare dei. subito perché entrano come L'han 2-1. fa esatto, l'hanno fatto in modo tale che comunque genera un casino di pedine, Sì. però se uccidi lui muoiono idealmente anche Tutte tutte le le pedine che ha pedine. fatto. Infatti l'hanno pensata molto bene, ciò nonostante comunque è stata una delle carte più forti del T2 quando c'era, perché effettivamente è Perché ci sono tre forte. carte fortissime in In terra, te, super. esatto. Poi altre cose degne di nota, il signore tenente Perlaceo, poi non passo i miei esami, ma potrò fare un discorso solo con citazioni dei flavor text dei goblin. Mi Ci sta. sembra, potrebbero farci un corso. In realtà sì, i flavor test dei goblin hanno un non so che di affascinante perché si basano sul fatto che i goblin siano stupidi. Sì. E la loro stupidità gli fa fare o cose assurde a stile Jar Jar Binks, oppure c'è tipo il picchiere goblin che dice ha passato di grado perché ha capito dove era la punta. Esatto, Cioè, sono una cosa del bellissimi. genere. E sono stupendi. Comunque, altre cose degne di nota, c'è il signor Tenente Perlaceo che è essenzialmente il Lord of Atlantis rivisitato, Sì, perché tutti i tironi prendono perché +1/+1 e hanno passa passa isola, che è isole. esattamente il testo di Lord of Atlantis, Ma. solo che Lord of Atlantis lo fa per tutti i tritoni, quindi anche gli eventuali dell'avversario, perché nell'antichità, nel passato, Come succedeva come i con i vecchi tramutanti, esatto, tramutanti? come in realtà tutte le tribù prima di un certo punto, poi hanno deciso, hanno detto, ma aspetta, Ma non ha non è che molto conviene, senso. esatto, perché allora ha detto, ha più senso per poi farti un mazzo senza dover pensare a delle conseguenze, senza dei match-up improbabili. Che tutti gli effetti tribali essenzialmente abbiano effetto solo dalla tua parte del campo. Per questo anche i tramutanti nuovi non hanno tenuto la vecchia dicitura, ma hanno tenuto una nuova come nuova prassi, diciamo. Aspetta che ingrandisco un pochino la carta. Mi sembra un po' piccolina. Ecco. Oh, ma che bel culetto conchiglioso. Sì, peccato che in italiano abbiano sempre una qualità del cavolo. Oddio. Sì, Ok. perché Perché in inglese le scannerizzano bene su Magic Card, altrimenti si tengono la bassa qualità che danno durante gli spoiler. Va bene, non ci lamentiamo. Andiamo oltre. la sovrana C'è dei la sovrana dei tritoni. tritoni tra le varie ristampe, che poi sono tutte ristampe, tra le varie carte, che anche questa non è male, cioè ci sta, in un tritone anche questa viene qualcosina, se non sbaglio. Comunque un 2-2 a costo 3 che è un lord anche lei, quindi tutti gli altri tritoni prendono +1/+1. In più tappandola Un dà tritone imbloccabile, diventa esatto, dà imbloccabile. imbloccabile a un tritone che tipo pensando al primo che abbiamo visto che prende +1/+1 ogni qualvolta stappi un permanente, tu ti sei tappato fuori prima, stappi tutto e gli dai imbloccabile, boom. L'istigatore dovrebbe essere deciso a rabble to be roused. Sì, esatto. Sì. Sì, eravamo riusciti. Abbiamo anche fatto traduzione veloce in In diretta, in simultanea. simultanea. Poi,
Cioè, allora, questa non è di per sé una carta particolarmente forte, ma è stata messa probabilmente sempre pensando al matchup contro i goblin. Perché comunque c'è tappa una creatura rossa quando entra in campo di battaglia E quella creatura non e stappa tappa, fin quindi tanto che lei comunque rimane. è un Esatto. modo per evitare magari che un goblin, un determinato goblin in questo caso, Esatto. possa diventare una Ed è minaccia. comunque un 2-2 a costo 2, tritone, E quindi e hai ha doppio detto blu, quindi per il Master of Waves conta doppia 2, devozione. esatto, 2 devozione. E in realtà hai pensato, cioè il tribale lo penso sempre Questo, abbastanza sì. bene. Questo è il Rigerei Merrow che si gioca in tritoni, sia penso sia da Modern, ma da Modern sicuramente mi sa anche da Legacy, che è una non comune, ce n'è dentro uno solo. Poi questa prima del Merrow con Flash veniva usata nelle side competitive. Ah, ok. Ah, c'è anche quello lì, quello di Magic Origins, solo che non l'ho, mi sa che non l'ho messo tra queste. Il Regiri è Il Regiri Agon. invece è un lord, un altro Perché lord, comunque anche questo anche dà lui, più uno ai tritoni esatto. che controlli, ma ogni volta giochi un tritone puoi stappare o tappare un permanente Che bersaglio, non che è quindi può male. favorire te o anche favorire Esatto, l'avversario. puoi tappare un bloccante o puoi stapparti una terra anche per poter lanciare un altro tritone. Quindi non è male per nulla malvagio. O anche tappare la terra dell'avversario. Sì, Infatti dice un sì, sì. permanente, quindi è veramente versatile. Poi c'è anche, come dice Phage, il tritone, quello di Origin, che se lo paghi due in più puoi lanciarlo con lampo e cosa che Probabilmente faceva? non tappa. Tappava, esatto, mi sembra. Ah, no, rimbalza una creatura tappata. Più che altro ti. Oh, è giusto. Più che altro ti stappi la Esatto. fiala per fare la brutta Anche, persona. sì, è Non ci vero. avevo pensato, però non mi Anche ricordavo. perché effettivamente se è un aggro, come fai a giocare velocemente? Lo giochi con fiala, così ne puoi Sì, calare due, a ogni, esatto. due o tre ogni volta. Fregandosi dei costi di mana e di non essere Dopo. counterata. Adesso altre cose degne di nota, le vado un attimo a ripescare perché ho le liste qua. Ta 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 ta. Su. Sono queste? No. Questa qua. Che mi viene in mente c'è, che è il Master of Waves, quello di cui parlavano. Ah no, Harbinger of the Tides. Master of Waves è un altro. C'è lo Scroll Thief, ci sono le varie comuni, non comuni, però niente di particolare. Come magie abbiamo, e qua ce l'abbiamo pure qua, c'è Misdirection di notabile Che secondo me questa, magia. è una buona papabile per avere un restyle dell'art, perché ci sarebbe Beh, che l'ha già benissimo. avuto con Conspiracy E lo qua, quindi so, secondo però me o riprendono un originale se si trova di più secondo con i tritoni, me oppure no, sì, la no, rifanno. secondo me o la rifanno o tengono questa comunque. Poi abbiamo Engulf the Shore, che è quella però di Eldritch Moon, se non sbaglio, no, di Ombre su Innistrad. Innistrad, che fa riprendere in mano all'avversario tutti i permanenti Quindi con alla costo di fine mana si basa minore delle sull'idea isole che che controlli. l'altro non possa, deve bloccare o rimbalzare cose in modo tale che tu possa far entrare più danni possibile, Esatto. il prima Sì, poi possibile. Misdirection in un contro mono rosso che ha magari degli spari È molto forte. può starci. E Cosa poi abbiamo nel passiamo ai Goblin? goblin, creature non permanenti. Ah, può essere, può essere. Andava a braccio. Allora, Cosa abbiamo come Goblin? Abbiamo Krenko, abbiamo ovviamente. Perché quando Krenko. si parla di sciamare da una parte, si parla soprattutto con i goblin di sciamare anche dall'altra, anche perché ai goblin piace essere in tanti, la festa è più bella. Esatto. E quindi ne sai, immagino che ci siano anche gli amici di Krenko, C'è i suoi tagliagola, i suoi. cosi, come si chiamano? C'è la magia, i Sì, sottoposti di Krenko. esatto, suppongo ci sia In anche 2 o 3 quello. per, adesso non me lo ricordo, che è costo 2, fai 2 goblin 1-1, Esatto. secco. Poi c'è il Capitano Goblin, che questa è un'altra. Ah, Krenko sta
4 euro più o meno. Anche Capitano Goblin sta qualcosina, perché comunque si gioca, si Perché sarebbe è un due giocato. rapido, è un due rapido che costa 3 ed è un due rapido che costa 3 e che pre fa prendere più uno più uno gli altri E goblin. rapidità. Ed è risaputo che i goblin comunque sono di solito di piccola costituzione e rapidi comunque fanno più, vengono giocati velocemente ma di costituzione abbastanza piccola, anche Esatto. di forza, ma più che altro è costituzione il loro problema. Sì. Come E tutte, quasi tutte le costituzione creature rosso. E quindi rosse. un più uno più uno loro li salve, poi al massimo attaccano e attaccano con un più uno e quindi sono più Sì. incisivi. Poi Piccoli goblin verdi. c'è Granata Goblin, che non ho per. Anche se diciamo forse non è la carta migliore, ma come puoi fare un mazzo goblin senza la Senza Granata Granata Goblin? Goblin. Poi l'arte, questa qua è È bellissima. Più stupenda. bella di quelle vecchie, secondo Non me, più divertente. sottovalutare le qualità aerodinamiche di un goblin comune. Che tra E fra i l'altro flavor test più belli che ci è siano. orribile, perché si vede che l'hanno letteralmente riempito di bombe, perché ha Sì, la pancia che è tutta butterata perché è piena di bombe, è una cosa è terribile. Sì. Cioè, terribile. non è che fossero dei. Non, gli Sì. altri Poi goblin non sono degli stinker di c'è il Rabble solito. Master, sempre in le rare sono tutte in 1 per, faccio senza dirlo, però per esempio anche Granata Goblin è in 1 per. Questo era ed è, penso, ancora abbastanza forte in un mazzo goblin, perché gli altri goblin attaccano ogni turno, e vabbè, e quello è il downside. Poi all'inizio del combattimento del tuo turno fai un goblin 1 rapido, e ogni qualvolta lui attacca prende più 1 più 0 fino a fine turno per ogni altro goblin che attacca, quindi diventa un ciccione Mai che mai sottovalutare i goblin. sottovalutare i goblin. Ma questo, che bel naso non è. Sì, c'è il C'è il nasone. È nasone, sì. fantastico. E poi anche tutti quelli dietro hanno il nasone. Sì, sono quelli di. Allora, sono quelli di M15 e anche Krenko. Quindi dovrebbero essere, se non sbaglio, comunque gente di Ravnica. Questo non si capisce in realtà, il trascinatore di folle, Potrebbe di essere cosa sia. Ghoul. Ma può Oppure. essere. Perché mi sembra troppo. Non lo so. Oppure quelli Ragdos, i Ah, simpaticoni. però sembrano troppo normali. Sì, quello sì. Non sono vestiti da clown. E poi l'istigatore dei cunicoli, che abbiamo visto prima, che è diciamo la versione fixata, tra virgolette, del Lucky Goblin, che si era già visto. Infatti sta qualcosina, ma non è che venga giocato più di tanto, perché comunque è un effetto forte. Doppio attacco 1-1 a costo 2, quando Sì. fa danno a un avversario, quindi 2 volte. Ti capiamo perché i goblin sono carini, cioè ho mia sorella che apprezza molto i goblin, soprattutto quelli illustrati da Diterlizzi. Vabbè, questi sono strabelli. Con le loro braccine magre, zampine magre e le loro staffe. E poi Scooby, però non c'è nel mazzo. Costa troppo, è troppo. Un 1-1 costo 3 non va No. bene in un mazzo Goblin. Poi non mi ricordo se c'è qualcos'altro. Sì, c'è poco di Poche catrame, catrame. che ultimamente sta venendo giocato in Modern. Una persona che segna anche le comuni e non comuni. No, cioè nel senso quelle più rilevanti. Poi le liste le trovate, le liste Sulla complete le pagina. trovate sulla pagina che ho fatto il post. Lo vedete perché c'è la scatola. E vi diciamo altre nozioni prendendole proprio dalla lista, però le carte più, Più degne di diciamo, più nota, più degne di famose, nota. più usate. Comunque c'è poco di catrame, appunto. Stasera mi sto stando con lo spam, visto che io sto seguendo e scrivendo assieme, non riesco a spammare come al solito. Spammate, a noi ci fa tanto piacere quando Sì. ci parlate. Perché Poco di poco di catrame catrame è stato giocato sta a 1 euro comunque. l'uno, perché si è iniziato a giocare in Ma Modern. io al tempo in cui giocavo Monorosso si giocava già un po' poco di catrame. No, mi sa che lo giocavi te al posto di qualche carta Ok, può darsi, sì. che non avevamo, che costava troppo, Può non mi darsi. ricordo. E adesso invece si gioca serio, perché dovrebbe. Adesso non me lo. Allora, si gioca per il fatto che è tribale, e che tribale conta come tipo di carta. Ok. Quindi non so se si gioca in Jund per Tarmogoyf. Ok, per il fatto che Che è tribale conta. esatto,
o in altre liste che con adesso non ma no, ora che ci penso sempre Jund, perché sto pensando, si gioca a Tarmogoyf e si gioca anche il Green Flayer, quello di Eldritch Sì, che Moon, che c'entra ha sempre. delirio, e quindi già questo conta comunque come due tipologie di carta. E adesso perché l'avevo visto a suo tempo, tra l'altro scrivo di vampiri. The Masquerade, ok, quindi si torna sempre allo stesso argomento. Sol Ring. Siamo un po' fissati, però. Sì, in realtà siamo un po' pesanti, ma va bene così, anche perché comunque dai, c'è gente che si infilmina con fanart bellissime dove Sorin fa cose fighe e io mi trattengo dal mettere l'immagine di Sorin nella pietra così, perché sono una persona più buona del È previsto. perché io non le leggo queste cose, Ma quindi io io aspetto sempre lo che ci farei sia un senza problemi. altro lato della mia malvagità, che ora stasera non è presente, e che lo faccia lui. Aspetta, Perché cosa sono contentissimo per un perché non mettere come tipi anche le spell arcano? Perché tribale viene prima della lineetta e quindi hanno deciso che fosse un tipo di carta nuovo, ma infatti si sono ricreduti subito, lo dicono esatto, continuamente che non no, è è stato un ossessione, è associazione di idee. Cos'è? Non lasciando. Ah, ok, va bene. E, comunque hanno ripetuto più volte che mettere tribale, introdurre tribale come nuovo tipo di carta è stato uno sbaglio. Perché, appunto, come dici te, confonde i giocatori. E soprattutto io all'inizio, anch'io dicevo, ok, hanno messo tribale, ho capito che è un nuovo tipo di carta. Perché allora anche leggendario non è tipo leggendario non è un tipo di carta, dato che viene prima della lineetta. Io ho sempre preso quello come metro, Dove? diciamo, per capire, e quindi da lì anche loro probabilmente hanno avuto i feedback. Comunque si può dire tutto di Magic, ma non che non ascolti e risponda ai feedback. Hanno deciso, cioè, effettivamente si sono resi conto pure loro che hanno detto no, forse cioè, introdurre cose nuove anche lì, cioè, cose. Casi speciali alla Sì, perché fine, comunque che aumentano inserire, delle conoscenze che in realtà si davano per consolidate, non è mettere una buona. tribale successivamente, quindi istantaneo, tribale Quello goblin sarebbe o stato. leggendario Esatto. dopo, sarebbe risultato molto più semplice. Già creatura leggendaria è un filino più semplice non inserirlo come nuovo tipo perché dici Perché è dici una leggendario creatura. è legato alla creatura, quindi è la È una su un creatura. soggettivo, è per dire Esatto. tipo, però quando lo ritrovi sugli istantanei tribali, quando ho iniziato con elfi, mi trovavo istantaneo tribale e ora c'è questo come, Cosa cioè vuol come dire? lo metto? Cioè è un istantaneo come gli altri, è un istantaneo Perché particolare, mi hanno conta, perché il problema era, mi conta come gli altri cose tribali voluto. quando devo fare i conti sulle questioni tribali? Invece no, avrebbero dovuto E mettere quel tribale come aggettivazione quello fuori. è o fuori oppure non metterlo. Bello. Cioè, se volevano dire. In Lorwyn anche le magie hanno Sono la tribù. tribali. Fai istantaneo goblin, E basta. basta. Cioè, ci sta tribale dal punto di vista della lore. Soprattutto C'è una magia Lorwyn tribale. ci È sta. bello, cioè, come idea, però o lo mettevi Dopo, quindi un dopo, tribale goblin, nel come hanno senso che è fatto, come. come diceva lui, istantaneo trappola, Sì. anatema, aura, Esatto, eccetera, per sottocategorie. Esatto, per categorizzarlo, però infatti, tra l'altro, infatti dopo hanno iniziato a mettere la tipologia delle magie dopo, se volevano indicare qualcosa di specifico. Ok, ora Bene, oltre non ai dovrebbe poveri esserci. catramic. Ah no, è vero, c'è Goblin Charvel, chiaramente, con quest'art, perché questo si era visto. Sì, era quella, Che è e poi quella di Eternal l'ultima, sì. Masters, esatto. Guarda là dietro che c'è il Black Lotus. Sì, perché va a prendere Tipo cose, un uccello qualcosa. l'uccello del paradiso, delle carote, però quello Sì. non lo Certo. so. È bellissimo questa E qua. della C'è una dinamita. ratchet bomb lì per terra. Io adoro le carte che citano altre carte perché è fantastico. Basta, da questo E punto di vista. questo, come mana base, non ci sono solo terre base, ma ci sono. Ogni mazzo ha due, oltre chiaramente a isole, montagne,
hanno le due terre monocolori che si ciclano Ok, in modo tale con magari da il, farti con quelle pescare. di assalto, quelle che si ciclano con un costo colorato, col blu o col Wow, rosso, quindi non bella. quelle che si ciclano due, Bella e scelta. due delle terre di Battle for Zendikar che danno Sì. in colore e hanno l'abilità che sacrificandole Fanno fanno qualcosa. cose, e c'era quella blu che paghi 4 o 5, la sacrifichi e peschi due carte, e quella rossa, salve, l'audio è basso solo a me, noi in teoria l'avevamo sistemato già dall'ultima volta. Quindi vedete voi. Se volete alziamo un po'. Avevamo alzato anche l'altra volta perché ci aveva detto che era un po' basso, però anche perché comunque siamo lontani dal microfono Sì, sto giro. siamo anche messi un po' storti. Ci siamo un po'. Però insomma, io prima ho sentito con le cuffie e si sentiva abbastanza bene. Comunque, voi ce lo dite, noi vi Agiamo subito in agiamo trama. subito, come avete visto anche all'inizio che abbiamo. Allora, cosa andremo a vedere adesso? Adesso parleremo un pochino di questi due tribali. Una cosa che possiamo dire all'inizio su entrambi è che sono in particolare i goblin, ma anche i tritoni, tra le creature nate prima Sì. rispetto a tante Vado altre. nell'altra schermata. Beh, sì, vai nella tua Aspetta che però non schermata. vedo. Inizieremo parlando dei goblin, dove No, ho anche sbagliato. se ci Perfetto. sono tantissime. Sì, ci Aspetta, sono molte aspetta. informazioni su molti goblin, in particolare su quelli di Dominaria. Ci soffermeremo proprio molto genericamente. Allora, domandona Molto prima di così. questo: fulmine, shock e counterspell ci sono? Fulmine non credo Fulmine, proprio. shock. Allora, nel goblin c'è il fuoco di catrame, Che è un, più o che è una meno uno specie di di shock. shock, diciamo, detto che ho esposto le cose. Non so se c'è qualche counter in più rispetto a Non penso ci siano proprio counter a parte Direction, misdirection. che non è propriamente un counter secco. No, di solito non mettono carte del genere. Adesso ve lo dico subito. Allora, come magie nel Tritone c'è Essence Cutter, quindi il counter per creatura a costo 2, misdirection, onda di marea, che non mi ricordo, mi sembra fosse un rimbalzino. E Triton Tactics, che è due creature prendono più 0 più 3 le stappi e se fanno da e se bloccano Ok. peschi, una roba del genere. E come stregonerie c'è Mindspring, che è quello a costo X doppio blu e un giocatore pesca o tu peschi X carte, mi sembra tu. Concentrate, che è il peschino a costo 6 e peschi 4 o peschi 3, è istantaneo. E volere dell'acquitetto, Dell'acquitetto. acquitetto perché è un architetto ma dell'acqua, Aquitect's Will, che è in 4 per ed è a costo 1, stregoneria tribale, tritone, metti un segnalino su una terra bersaglio, quella terra è un'isola. Se controlli un tritone peschi una carta, è essenzialmente il Mari, quello che si gioca in Modern. I mari, come cavolo si chiamano? Non me lo I ricordo mari bene. sommersi. Sì. Beh, quello che è incantaterra diventa un'isola e peschi. Ok. È essenzialmente quello. Questo si gioca in 4 per. Mentre nel Goblin abbiamo Il fuoco, la granata la granata Goblin. Goblin in 1 per, la Ordling Outburst, quello di Khans of Tarkir Uncommon, che a costo 3 fa 3 Goblin E in 1 per. poi in 3 comandi di che Krenko, fai due che fai Goblin? 2 goblin a costo 2. Era Rivolta delle Mannaie, che a costo 5 o 6, una stregoneria, tutte le tue creature hanno doppio attacco fino alla fine del turno. Relentless Assault in 1 per, che è a costo 4, stappi tutte le tue creature, c'è una fase di In più. combat addizionale. Poi c'è il Goblin Char Belcher, la Brittle Effigy, che è un artefatto che costa 1 e poi ha un'abilità che costa 4, tappa, esilia l'artefatto, esili una creatura. Poi abbiamo la degli Abbiamo istantanei. 2 per del fuoco di catrame, 3 per di Ghostfire, che
che è il fulmine a costo 3, ma in colore, quello di Ok. Ugin, che l'hanno messo, penso, apposta per gestire il Master of Waves. Basta, perché ha potenziale rosso, ma questa magia non è rossa, anche se costa rosso. E poi ha un 2x di forza bruta, che però non so cos'è. Aspetta, aspetta, se la vedo me la ricordo. Sì, Ah, le sì. creature prendono più 3 più 3. La Quindi... creatura, è la crescita gigante rossa, Sì. essenzialmente. E basta. Essence Cutter, sì, due. Due Essence Cutter, il tritone. Bene. Bene, allora, cosa sappiamo dei goblin? I goblin sono tra le creature presenti in quasi tutti i piani del multiverso fino ad ora esplorato, tranne su Amonkhet, Ul'Gotha, no, Ul'Grotha, Ul'Grotha. Innistrad, Teros e Kaladesh. Almeno non sono presenti come nativi, perché se Sì. sono presenti dei goblin, sono presenti come creature importate in Esatto. qualche modo. Extraplanari. Extraplanari. Sono presenti in quasi tutti i piani, e in quasi tutti i piani assumono caratterizzazioni simili, la pelle verdastra o con colori bruniti. In alcuni piani in particolare dove si adattano al piano hanno magari presentano peluria, oppure la loro altezza varia a seconda del piano. Un esempio, i goblin di Zendikar hanno le braccia molto lunghe per arrampicarsi, i goblin di Mercadia sono, Ok. perché non mi ricordavo, lo specie ma non il piano, i goblin di Mercadia sono per esempio molto alti e sono un caso a parte nella questione dei Sì, goblin. esatto. Quasi Sono tutti speciali. i goblin sono allineati al rosso, ma non soltanto al rosso, e si vedrà su ogni piano avranno Sì, la loro le loro caratterizzazione. caratteristiche. In ordine alfabetico si inizia con i goblin di Alara. La cosa curiosa dei goblin di Alara è che al posto di andare su un qualunque piano, frammento di Alara o Frammento. qualunque area di Alara dove potevano vivere tranquillamente, hanno trovato la loro vita, il loro luogo dove vivere su Divino. Jund. E quindi i loro, Poverino. poverini, sono ovviamente molto... non sono intelligenti, però sono piccoli, sono creature barbariche, sono molto aggressivi a Sì, sono confronto di... e sono selvaggi molto qua. selvaggi. E credono nel grande dio, del grande mago, cioè grande mago, ieri Grande sera è successo svariate volte, nel grande drago, che li potrebbe divorare. Sono praticamente spuntini del mago. drago, Sì, infatti c'è ultimamente. La proprio la carta con carta spuntino del spuntino del drago. drago che fa i Ovviamente ogni goblin. tanto tu Eh cambi il goblin di sfondo no, se per... dici, se parli di quello di cui abbiamo le immagini, metto l'immagine Beh, ma corretta. perché questo è l'ultimo di cui È lo parleremo. ah, beh, Perché... di cosa parli dopo? E non lo so, io ti ho messo a caso i goblin perché erano Ok. belli tutti Allora uguali. tu mi dici quando parli. Allora, ovviamente quelli di Alara assomigliano a creature che poi vedremo su altri piani perché assomigliano ai Nezumi di Kamigawa perché sono piccoli, con le zampette un po', gli occhi rossi, non sono belli, però hanno la loro funzione. Su Si Dominaria fanno mangiare. si fanno mangiare e si mangiano. Di Dominaria abbiamo qualcosa? No, sono solo tutti belli. No, abbiamo Rimaniamo questa. su di lui. Allora, su Dominaria Solo Slobad era intelligente. sono tra le razze più comuni. È presente in ogni area di Dominaria, praticamente, sia su Aerona, sia su Kalima, sia su Jamura. Non Jamura, ma Jamura, ma Jamura. Jamurala, ok, sia su Otaria, su quasi tutte le aree, su Shivan, Sì. su Teresiri, che prima Eccetera. abbiamo. Sì, in ogni area si adattano al piano e si adattano al luogo di provenienza. Sono qui in particolare quasi sempre associati solo al colore rosso. Non Sì. mi hai messo qui che te l'avevo inviato? No, me l'avevi mandato piccolino e Oh. non avevo ancora la tastiera Ok, funzionante. perché lui aveva centravo, era bello. Sono molto tenaci in battaglia, ma sono poco intelligenti e molto affini alla magia rossa. Questa è la loro caratteristica. Ovviamente in ogni luogo assumono caratterizzazioni un po' diverse, dipende da dove sono nati. Cioè, diciamo che è un po' ognuno. Istantanea di un goblin di dominare che non è squi. Ah, è Sì. legionario, questo è un caso particolare.
Esatto, quello può essere un caso particolare perché comunque molto spesso tutti i goblin, in particolare su Dominaria, perché è il primo piano dove sono apparsi, perché, Faccio una cioè, pausa. dopo vivono molto spesso in montagna o nei deserti. Postilla, Notina. I primi goblin usciti sono il Goblin Balloon Faccio del una. Gate, il Goblin King e il Mons Goblin Raider, che sono i primi goblin usciti in alfa. Squee, lo so che Squee è Lo bellissimo. sappiamo. Si è bloccato. A quanto pare si prova a ricaricare, però se scrivo, se parlo e lui si è bloccato, non Esatto. è proprio la mossa più intelligente da fare. Saltando, visto che ci sono tipo numerose tipologie di goblin su Dominaria e soprattutto goblin che si sono adattati anche dopo l'invasione di Phyrexia, salterei direttamente ad altri perché sono simili, però si caratterizzano in modo diverso e diventano un po'. Cosa è Dov'è il mouse? successo? Qua. No, si è. No, Si è bloccato. non si è bloccato. Per passare a dei goblin che ci sono un pochino più vicini dal punto di vista cronologico, che sono i goblin di Fiora. E qui dovresti avere almeno Ah, uno dei sì, due. ce li ho. Allora, i goblin di Fiora Aspetta. sono i più importanti. Sì. Ok. Perché prima l'avevo fatto andare avanti da solo. Eccolo Sono lui, che è il nostro simpatico qua. Grenzo. Grenzo, e Daretti, Che non ho. che non abbiamo qua. Come in ogni piano praticamente, i goblin normalmente sono gli strati più bassi della società a causa comunque della loro intelligenza, Sì. della loro struttura, cioè comunque non sono intelligenti, non li metti a fare i governanti normalmente. Normalmente. Ma qua su Fiora alcuni, molti vivono nella città bassa, ma questi due goblin in particolare hanno acquisito Daretti da un lato diventando un grande accademico Accademico sì, nell'accademia dove c'era E Muzio, dove soprattutto c'era. il primo Planeswalker Goblin che abbiamo mai visto, Esatto. e Grenzo è diventato invece il custode delle segrete Sì. di Brago. Ovviamente loro due sono due casi a parte perché comunque acquisiscono un ruolo Sì, importante. sono anche intelligenti, nel Sono anche molto senso hanno intelligenti. Da un'intelligenza un lato abbiamo superiore. un'intelligenza superiore dal punto di vista scientifico, in questo caso Grenzo non è propriamente un'intelligenza No, scientifica, però ma è è strategica. esatto. Una. Perché nel momento in cui il Brago muore, viene Cioè, lui brutalmente comunque si era creato la ucciso. sua rete di goblin, Esatto, informatori, e spie, questi goblin, assassini. nel momento in cui il Brago viene ucciso, cominciano a girare come gang violente nella città, ma come rivolta, cioè Sì. quindi una cosa organizzata. Goblin, abbiamo visto. Sempre perché stiamo parlando in ordine alfabetico, quindi randomicamente Sì, saltiamo di palo in esatto. frasca, i goblin di Ixalan, che sono i più vicini a noi dal punto di vista temporale. Ecco, Il che goblin di Ixalan è si carino, vede poco, però sì, era carino. questo qua giù. Esatto, il goblin di Ixalan, ho scelto questa immagine perché credo che riassuma perfettamente come li hanno pensati. Esteticamente sono un po' diversi da altri perché non sono più verdini come li abbiamo visti, Sì. marroncini come li abbiamo visti adesso, ma sono blu. Sono nativi di Ixalan come anche regione, cioè nel senso Ixalan come parte, come Continente. continente, e sono molto curiosi. La loro curiosità e la loro capacità di esplorare, di girare comunque tra i boschi, saltando da una pianta all'altra perché Sì, assomigliano a sembrano quelle dei lemuri. dei lemuri, delle Sì. scimmie. Li ha resi molto vicini, molto inclini a diventare pirati, sia perché sono curiosi, allora vogliono esplorare, rubare, prendere cose Sì. brillanti, come si vede qui, sia anche perché prova tu, esatto, a avere dalla tua parte i goblin che prima dell'arrembaggio saltano già direttamente dall'altra E parte. soprattutto arrampicandosi bene sono degli ottimi Esatto, possono delle velatori, come si velatori, dice. vedette, possono andare a controllare tutte le cime, possono saltare da parte all'altra, aggiustare magari parti che un umano farebbe fatica a raggiungere più Esatto. velocemente, e anche comunque diventano anche attacchi, tra virgolette, di nascosto, cioè tu Sì. hai i goblin, li fai salire sull'albero maestro, a un certo punto arriva quello e cosa succede? Ti attacca il goblin dall'alto. Assassin's Creed. Esatto, Goblin Screed. Successivamente, in ordine alfabetico, ci viene proposto un goblin di cui non abbiamo immagini, perché è il goblin di Kamigawa. Goblin di X sono buffi. Sì, sono Sì. particolari, sembrano dei piccoli yeti. Sì, siamo degli Yeti. Dov'è
Domanda stupida, mentre il colore della pelle dei poveri di Mendon deve far capire che mana usa? No, non necessariamente. Secondo me. È come dire, gli umani di carnagione scura usano il bananero. È più, secondo me, è più legato al luogo dove vivono. Nel senso, i goblin sono molto spesso verdini, marroncini e vivono nelle montagne, sì, nei deserti. E quindi e poi comunque il goblin, quando soprattutto nelle prime edizioni, non hanno inventato niente, hanno preso il goblin, esatto, come nasceva classico. Goblin classico fantasy. È verdino, è marroncino, con le orecchie a punta, il nasone, è stupido. Quindi poi li hanno riadattati, li hanno un po' rinnovati, però nei limiti sono rimasti a quello che è l'uso comune, quello che la persona che si avvicina a un'edizione all'inizio, mm-hmm, sapeva che quello era un goblin. Cioè, se tu me lo stravolgevi non veniva apprezzato come... Esatto, anche perché al tempo il fantasy classico era visto come un canone da seguire, sì, quasi. Non potevi uscire da è da negli ultimi anni che non solo Magic, anche altre cose fantasy si stanno allargando, cioè... Esatto. Per fortuna, diciamo, perché... Perdere a carte, debiti, carte, birra, esatto, sì. Tanti guadagni, ma essendo comunque felici di dover pagare. Sì, diciamo che non brillano mai di intelligenza i goblin, perché il goblin nasce comunque come creatura un po' semplice. Sì, più... anche... inferiore, tra virgolette. È un umanoide. Comunque blu fa strano, se non me lo dicevate non avrei pensato che fosse un goblin. Lo so, l'hanno detto proprio chiaramente. Sì, 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 hanno detto... C'è più un'unica altro, carta goblin? Ci sono... No, ce ne sono... Più di una, sì, è vero, è vero, più di una. Più che altro, secondo me, qua, col fatto che siamo in un ambiente tropicale, hanno voluto adattare delle cose, tipo anche i tritoni. I tritoni hanno dei colori... Più cioè, sono più legati... Beh, qua sono più legati anche alla terra che solo al mare. Ma quello arriviamo ai tritoni. Il goblin di Kamigawa. Sembra più un coboldo shiny. Allora, ci sono due tipi di goblin di Kamigawa, ma solo di uno ci sono le carte. Perché? Perché i K, che sono considerati goblin, sono estinti. Erano simili a goblin, più legati all'acqua. I goblin invece di Kamigawa sono chiamati Aki, che mm-hmm, tradotto letteralmente è piccolo mostro. E vivono anche questi tra le montagne. Sono molto territoriali, ossessionati dal fuoco e dai, sì, piccoli inganni e dai dispetti, e uniscono le forze nelle montagne. E hanno tipo una corano, sono un carapace. Sì, come, sono come anche pelle. Questi sono di bruniti, hanno lunghi nasi appuntiti, cioè hanno comunque artigli molto spesso. Mm-hmm. Quindi adesso goblin vivo di Kamigawa. Sì. Cosa c'è? Volevo vedere la quale carta era stata selezionata, se l'avevo beccata. Ah, sì. No, proprio un Kiki Jiki, ce l'abbiamo Kiki? Kiki? No, non c'era Kiki Jiki. Te l'ho inviato Kiki Jiki? Non lo... no. Le ho scaricate tutte quelle che mi hai inviato. Kiki... Esatto, Kiki Jiki, esatto, è... Esatto, Kiki Jiki. È un goblin di Kamigawa. E io gli avevo anche inviato Kiki Jiki. Kiki Jiki è il tipico esempio di goblin di Kamigawa, che ha questo corpo ad arancia. Sì, sembra quasi uno scarafaggio. Sì. Perché è tutto tondato dietro. Esatto, il più famoso, tra i più famosi goblin giocati è Kiki Jiki. Una sezione a parte va pensata e dedicata ai goblin di... Mirror Break, spacca specchi. Siamo usciti da qualche mano. E infatti Kamigawa è l'ambientazione giapponese, esatto, di Magic, quindi vuol dire che hanno fatto un buon lavoro. Una sezione a parte va dedicata, come abbiamo visto prima col fuoco di Katrame, ai goblin presenti su Lorwyn. Bisogna dividere però Lorwyn da Landa Tenebrosa, perché i goblin di Lorwyn sono semplicemente i Boggart. I goblin di Landa Tenebrosa sono i Boggart, gli Hobgoblin, il Berretto Rosso, i Saltafossi e gli Spriggan. Quindi e come conosciamo, cioè qual è la grande differenziazione? Aspetta, per chi non sapesse che arrivando. Allora, Lorwyn è stato il primo set ad avere due pezzettoni. Esatto, due. Perché cioè la prima espansione ad avere due set. Perché in realtà erano due espansioni di due set che creavano un unico
filo narrativo di 4 set, che sono Lorwyn, costituito Aurora, Landa Tenebrosa e Vespro. A un certo punto, a metà del ciclo della vita, dell'anno di Lorwyn, avviene la Grande Aurora. La Grande Aurora porta a cambiare radicalmente tutto il piano, sia dal punto di vista estetico, che diventa più oscuro in Landa Tenebrosa, ma anche tutte le creature, quasi tutte le creature, tranne gli spiritelli e poche altre creature elette, non si rendono conto del cambiamento. Lo vivono naturalmente senza sapere di essere dopo diventati un'altra cosa. È come una è un piano con due facce, e tutte le creature che ci vivono hanno due facce essenzialmente. L'esempio più stupido, gli due esempi più stupidi prima di andare ai goblin sono gli elfi e i kitkin. Da un lato abbiamo elfi razzisti. Sì, e solo allora c'è da dire che Lorwyn è un piano buono, idilliaco, perché tutte le razze, cioè non c'è guerra, ci sono gli unici, sono ognuno pensa per sé, fanno le loro cose, gli unici, sono gli elfi che sono dei colori verde e nero, perché loro pensano di essere i più belli di tutte le razze di Lorwyn, e quindi si sentono in diritto di uccidere letteralmente ogni altra razza di Lorwyn in cui capi. Quando l'abbiamo rivista questa cosa molto recentemente, quando Nyssa fa il suo primo viaggio su Lorwyn, che vuole dire gli elfi, noi dobbiamo essere tutti, vede gli elfi di Lorwyn agire e si rende conto che forse quella non è la strada migliore, perché uccidono dei goblin solo perché sono brutti. Sì. I Kitkin invece su Lorwyn sono pacifici, sono tipo hobbit. Hanno nel loro, hanno i loro villaggi, sono tutti legati alla particolarità dei Kitkin è che hanno una mente comune, hanno una rete mentale, praticamente tutti i Kitkin possono provare e sentire quello che provano tutti gli altri Kitkin, e questo li rende degli ottimi soldati, perché riescono a attuare strategie in pochissimo tempo, perché ognuno è nella testa degli altri essenzialmente. Cambiando in Landa Tenebrosa, gli elfi diventano l'unica creature spaurite da un certo punto di vista. Sono creature buone perché si allineano al verde e bianco. Esatto, perché il concetto di bellezza è rimasto, nel senso, loro in Lorwyn erano cattivi perché credevano di essere più belli e quindi migliori, mentre in Landa Tenebrosa sono i guardiani della bellezza, della poca bellezza del piano. Perché è diventato un piano oscuro. I Kitkin invece diventano praticamente gli elfi. Diventano xenofobi perché la loro rete mentale, se non sei nella rete mentale, sei un nemico essenzialmente. Infatti diventano da blu bianchi e verde bianchi barra diventano nero bianchi, perché e blu neri anche, no, blu neri no, sono i tritoni. Quindi c'è questo perché loro due abbiamo preso come esempi e non i goblin, perché i goblin un po' si assomigliano. Passano dall'essere in Lorwyn i Boggart sempre essere un po' egoisti, essere fare scherzi, essere la parola usata in inglese è mischievous, dispettosi, ma fanno ma non sono cattivi. Sì. Non sono malvagi. Perché se non erro, i goblin di Lorwyn, la loro aspirazione è riuscire a provare sulla propria pelle più sensazioni possibile. E hanno una strana credenza, che è la credenza cioè nel senso, sono molto, si può dire, effettivamente fertili, nel senso che le famiglie sono divise in clan capitanati da una zietta, che sia maschio che sia femmina, è comunque una zietta, e sono molto numerosi e credono nella reincarnazione, cioè sono disposti a uccidersi per provare la morte e a uccidere altri anche, perché sanno, hanno la certezza che di lì a poche ore, sì, la reincarnazione, ma nel giro, un'ora, un giorno, due giorni, si reincarneranno, ricominceranno a vivere. Sono tipo conigli, come conigli. E ci sono vari clan che vivono, insomma, tipo i Beoni Puzzoni, i Bottoni Fangosi, e vari clan che vivono, hanno delle caratteristiche proprie, e ci sono divertenti flavor test sulle diete, davvero. I Boggart di Shadowmoor,
C'era la carta ingoiatore di sensazioni, esatto. Sì, che aveva gli occhi spalancati, una puzzola qua, le due quelli per sentire bene, due ficcati nelle orecchie, e poi tipo della roba addosso sulla pelle, tipo delle ortiche, qualcosa del Sì, genere. è vero, effettivamente i Goblin di Ixalan assomigliano, li vedremo tra poco, ai Casetta Goblin perduta, mi di piace. Tarkir, che sono pelosi. I Goblin di Tarkir pelosi in particolare ci sono più pelosi quelli Temur. Sì, non vedete, ma cioè li vedi pelosi perché probabilmente vivevano nella giungla, Sì, come quindi le come scimmie. scimmie, sono più simili a scimmie. Quando è un tasso di riproduzione così alto che la reincarnazione deve velocizzarsi, iniziare a far diventare tutti i goblin, che altrimenti non bastano più le anime. Effettivamente. I Goblin di Shadowmoor sono anche loro malvagi, ma sono pericolosi. Sono molto pericolosi perché consumano, non provano, ma consumano Sì. tutto ciò che è organico e inorganico. Mangia, E sono voraci, voraci. diventano voraci. E vivono in gruppi che non sono più come clan familiari, ma sono più come gang. E quindi anche, cioè proprio la parola gang ti fa pensare a qualcosa di poco positivo. E indossano molto spesso pezzi di armatura anche attaccati, proprio martellati addosso, Sì, cioè piantati dati. nella carne. Gli altri goblin che sono presenti solo in Shadowmoor, perché? Perché sono tutti molto più violenti, molto più anche brutti, Sì, cupi da proprio. vedere. Sono per esempio i berretto rosso. Nel berretto rosso c'è l'assassino dal berretto Sì, che sì, rosso, non so se gioca ancora, ma si giocava che è in Melira Combo, quel goblin in Modern. particolare che ha il nasone, queste zampette piccoline, gli occhi bianchi enormi e ha in testa il berretto. Questo berretto è rosso perché sono assassini e tingono i berretti col sangue dei nemici. Sono proprio cose tenere. Gli Spriggan, che sono anche quelle piccole creature allineate di colore, in particolare al verde e non Sì. al rosso, e anche questi sono come i Boggart, molto emotivi, molto aggressivi, molto Sì, affamati. sono più selvaggi, Sì. proprio per quello verdi, Le due creature probabilmente. più curiose che possiamo incontrare sono gli Hobgoblin, che sono, e gli I saltapossi. saltapossi. Gli Hobgoblin perché sono più simili rispetto agli altri Goblin. Ah, sono civilizzati, cioè, Sì. cosa che non ti credi, sono civilizzati, non a livello di esseri umani, però indossano vestiti puliti, normali, sono simili ai Kitkin, molto più simili ai Kitkin, che sono gli Hobbit, Sì. ritorniamo a questa. E anche se comunque sono molto fieri e se li provochi non la lasciano proprio Esatto. passare, c'è questa Infatti sono caratteristica. rosso-bianchi, se E non si vede anche sbaglio. nelle loro caratteristiche. Sì, perché la rivolta degli Hobgoblin è Esatto, rosso-bianca. esatto. E la pelle è giallastra, i capelli sono rossicci. E una creatura particolare è una carta che credo sia l'unica che Sì, esiste, che sì. è il Saltafossi. Che è rosso-blu. Il Saltafossi è una creatura bizzarra che ovviamente non potrebbe essere legata a Lorwyn, ma è necessariamente Sì. legata all'Anda Tenebrosa. Perché anche è una mutazione strana dei Boggart, causata dalla grande aurora, dove hanno solo la pelle viola, un occhio, un Un braccio braccio e e una una gamba. gamba, e basta. E E a vivono quanto pare saltando possono praticamente. saltare molto in alto perché la carta era se paghi un blu o un rosso da volare fino a fine turno, un 1 costume. E il flavor text era tipo come per la maggior parte delle creature di Lorwyn o di Landa Tenebrosa, la grande aurora si è portata via la metà migliore di lui. Però lui è proprio Era in letterale. monopera, era la monocopia Sì. fatta creatura. Lui è proprio letterale la parte E migliore. infatti, o E la metà migliore. passando avanti velocemente su mercati, ci sono i Cairn, penso siano Sì. rimasti così, che sono i regnanti, i burocrati della città alta. Sì, e questo è uno dei È uno dei casi casi. in cui il Goblin non acquisisce ruoli di manovalanza, ma sono dei magistrati, anche se sono molto più alti dei goblin normali. Aspetta che ci stiamo inchiodati. Sì, mi sono inchiodata. Sì, stiamo andando a scatti. Ok, ci siamo ripresi, non capisco Ok, perché. non lo so. E sono però codardi, a volte sadici.
però sono comunque molto più capaci e intelligenti rispetto ad altri goblin, anche Sì. se E non sono certamente saggi. tra l'altro, se non sbaglio, cioè il potere non è in mano a loro direttamente, ma controllano Sì. comunque i magistrati di Mercadia. Quindi sono proprio, cioè, sono più intelligenti di molte Sì, razze di cioè Mercadia. la chiarificazione è sono intelligenti ma non sono saggi. Cioè Esatto. loro sanno fare le cose, ma il problema è la saggezza che gli manca. Due goblin che possiamo considerare in questo momento prenderli insieme sono i goblin di Mirrodin e i goblin di Zendikar, non perché siano uguali, ma perché sono quei goblin che si adattano al piano, come inseriamo nella stessa linea i goblin di Tarkir. Tutti questi. Ok. Che No, goblin c'erano mercati di non le ho carte? segnate, ma ce n'erano un buon Le numero. cerco, tanto è Kairen, Esatto. Kiren. I tre goblin che ho detto di Zendikar, in particolare il primo. Ce ne sono non tanti, però ce ne sono. Di Tipo. Mirrodin, di Zendikar e di Tarkir sono goblin che si adattano al proprio piano. Per esempio, quelli di Lì se Mirrodin lo hanno, metto in come le altre chat. creature, delle parti metalliche. I goblin di Tarkir sono pelosi perché si devono adattare alle temperature fredde e sono molto vicini ovviamente a quello che ai Temur e ai Mardu, cioè per esempio la Smashfial, la Vial Sì, Smasher, devo smash. la spacca, com'è in italiano? La spezzafiale, Sì, spacca frantuma la fiale. frantuma Frantuma fiale è fiale. il tipico esempio di goblin Di dei Mardur. Tarkir, Mardu. È il goblin Mardu che Anche è un questi sono soldato. Mardu. Questi, vedete, sono pelosi, piccoli, robusti, in questo caso col pelo scuro, Sì. e sono dei soldati, sono pronti e soprattutto sono pericolosi perché sono tenaci, cioè non li butti giù. Sono abili anche a magari a arrampicarsi, insomma queste caratteristiche. Invece la particolarità di quelli Temur è che sono Hanno il pelo e bianco. soprattutto si adattano al freddo Vabbè sì, perché vivono più giustamente, al sono a freddo. nord. La caratterizzazione invece dei goblin di Zendikar è legata alla necessità di arrampicarsi, quindi ovviamente il goblin di Zendikar ha delle braccia molto più lunghe rispetto al normale, sa arrampicarsi molto più facilmente, ha la pelle che ha colori di sabbia, di terra, di Sì. roccia e poi ha sulla testa molto C'è spesso una specie di la protezione, quasi un piastra. Sì. elmetto, una protezione. Ovviamente non sono semplicemente dei guerrieri, ma possono essere delle guide, degli scout, esempio Come la la guida guida goblin. Goblin. Anche se la vecchia guida goblin, ma l'arte l'ho trovata più grande della nuova, aveva un'aria un pochino più rassicurante della nuova guida Insomma. goblin. Beh, dai, di Ah beh questa. no, però è tipo così, è Questa, tipo. sì, ma questa è tipo ti sto per fregare, guarda che ti frego, Oh, guarda che qualcun non altro che frega. piace l'arte nuova. E lui ha l'aria da guarda che ti frego, guarda che ti frego, attento tritone del merda, ti frego. Perché No, fra un po' parliamo dei no, tritoni. l'idea è, ho mille mappe, però ti sto facendo comunque fare questa strada su un ponte di corde barcollante sul vuoto. E poi questa sono la guida Finiamo goblin. la rassegna molto veloce dei goblin parlando dei goblin di Ravnica. Allora, Ravnica è Ravnica dei goblin. Lui è uno dei goblin di Ravnica che amo molto perché lo È giocavo in bellissimo. Commander ed è particolarmente forte. I goblin possono molto spesso si trovano in quattro gilde, che sono la gilda Boros, dove sono spesso dei soldati semplici, ma soldati semplici ben armati e ben Addestrati. addestrati, e quindi si allineano in questo caso al bianco. I Gruul, dove essendo i Gruul una gilda molto aperta alla multirazzialità, sono sciamani, berserker e vengono allineati al verde. E sono comunque apprezzati perché i Gruul accettano un po' tutti. Gli Izzet, dove gli Izzet in particolare, c'è da pensare a gente del calibro del Cecchino. Sì. Gli Izzet hanno i goblin hanno due ruoli particolari, che o sono una cavia o sono un aiutante di un mago. Ma quelli particolarmente bravi, come il nostro Cecchino, diventano Sono dei dei maghi loro maghi. stessi.
e quindi sono legati al mana oltre al rosso, ovviamente blu. Mm-hmm. E poi c'è un gruppo particolare che sono chiamati il clan Crocht, sì. Se che seguono Crocht, il dio goblin della mala sorte, cioè del bad luck, sfortuna. Quindi la sfortuna. Sì, mala sorte. Ma la sorte era più elegante. Più sono affiliati al culto Rakdos e quindi non sono dei goblin teneri, cucciolosi o giusti o un pochino... No, ti vengono no. ad ammazzare vestiti un po' con la kill suit. Suit la, sì, la... c'è la carta. E ovviamente sono... cioè, hanno le caratteristiche... non devo descriverveli, hanno le caratteristiche dei Rakdos. Poi è tutto attaccato. Kill staccato suit. Ah, okay, ok. Eccola. Il cultista. Ah no, è proprio una. Sì. Veste letale. Perché indossano questa. Sono cultisti, indossano questa veste letale, che è una veste di punte simile a quella ovviamente degli altri Rakdos. E non hanno paura ovviamente di farsi male, ma l'importante è fare male. Sì, vanno addosso. Sì. È come la. C'è cioè l'armatura in Dark Souls che è fatta così. E che rollando addosso ai nemici fai danno. E qui abbiamo tutta la rassegna dei goblin, perché ovviamente ci sarebbe tanto da dire di più. Ci sono goblin importanti, abbiamo visto Squee, abbiamo visto Crenco, Daretti, abbiamo... cioè Crenco, Daretti, Grenzo, sono tutti goblin più degni di nota rispetto ad altri. La caratterizzazione dei goblin è comunque di essere piccolini, di essere molto spesso non sempre intelligenti, ma mancano questi. Vabbè, questi arriveranno. Arriveranno più avanti, gli esplosionieri. Esplosionieri goblin. Esplosionieri. Ma sono tenaci, sono molto spesso aggressivi, perché comunque che fa un po' inquietudine. Sì, un pochino particolare. Non no, tranquillo. Vabbè, ma perché non si sa ancora niente di questi? E questi mancano, si sa solo, penso che siano legati un po' come gli Izzet all'invenzione, ma sicuramente non sono verdi rossi. Sì, ma invenzioni, forse miscugli. A caso. Cose sì. A caso. Io ti chiedo di prepararmi quella carta che mi hai fatto vedere prima, l'anello conduttore tra il goblin, l'anello che unisce il goblin al tritone, quella che nessuno vuole dalla sua parte. La metto in chat. Sì, perché per collegarci da una parte all'altra, per passare da... è bellissimo. Dai goblin al tritone. Chi sarebbero gli esperti? Sono i goblin che usciranno in Unstable, quindi, che è l'edizione goliardica che uscirà. Quindi dicembre. Non aspettiamoci cose intelligenti, perché nel senso ci aspettiamo cose brillanti, ma non divertenti, però non aspettiamoci cose normali. Unstable cosa scrivo? Tu invialo, intanto prima voglio che si scandalizzino. Per legarci, comunque si spaventino. Ecco. Questa è l'anello che l'immagine che collegherà un discorso all'altro, perché adesso iniziamo a parlare di creature un po' più eleganti, anche se a volte forse possiamo vederle un po' più altezzose. I tritoni. I tritoni sono come i goblin, creature umanoidi. Grosso. Sì, è un po' grande. Sì. Rimetto. Te le avevo scelte grandi. Ma non così grandi. Sì. Sono creature che umanoidi e ci sono addirittura da alfa anche questi. Mm-hmm. La cosa più triste per i giocatori è... Esatto, la guerra è per chi non vuole l'affidamento. Esatto, per chi non vuole l'affidamento. Se solo fosse leggendario. Praticamente sono... i giocatori si sono un po' lamentati con la Wizard perché hanno inserito i tritoni, sono piaciuti e poi per anni non li hanno più inseriti. I tritoni sono le... È una creatura con due tipi ma nessun mestiere. Sì, è una doppia razza, non sì. È una doppia classe. E ne esistevano... c'è l'elfo tritone... Ma quello forse è più bellino. Che è vedere. Bellino. E il goblin elfo ancora non l'hanno fatto. Io ho paura di quando arriveranno quei momenti, perché prima o poi arriveranno i momenti in cui ci saranno gli incroci, ma anzi probabilmente Unstable ci saranno gli incroci, sì. Dato che c'è una scimmia ragno nelle immagini.
Io aspetto il Planeswalker scoiattolo e tutto il resto non ha importanza. Tienilo tu, no, tu, no, è orribile, assomiglia a voi goblin, ma la vostra coda. Esatto, la scena è un po' quella. Con il nostro fighissimo tritone qua, capiamo che i tritoni sono creature che richiamano, evocano creature e magie provenienti dal mare. Stavo cercando di tradurre in simultaneo nella mia testa cosa volevo dire. Secondo gli umani, nell'immaginario popolare e nell'immaginario di quasi tutti i piani, secondo gli umani i tritoni sono praticamente degli umani atlantidesi che si sono adattati al fondo del mare, ma secondo i tritoni sono gli umani che si sono adattati alla terraferma. Quindi i primi tritoni apparsi, dato che sono apparsi da Alfa e le prime edizioni, sono su Dominaria, e anche sono un prodotto indiretto in questo caso di Phyrexia, praticamente perché sono tritoni che volano. Eh sì, lo Skyfall, quelli esatto. Di prima, i tritoni elfi, esatto. che dicevamo. Ma è sottovalutare gli scoiattoli, nella Marvel l'hanno capito, infatti Squirrel picchia Thanos e vince. Esatto, Squirrel Girl è... Questo non lo sapevo. E beh, neanche io, ma io la adoro perché... Ma che bella coda, ma guarda che bella coda. Allora, tritoni, in inglese tritoni è merfolk, lo sappiamo tutti, sì. Non è triton, anche se verrebbe più spontaneo. Sì. Importante è che sempre sulla nostra Lorwyn poi verranno chiamati Merrow. Teniamolo a mente. Sì. I tritoni su Dominaria sono presenti anche qui a Otaria, sì. Vodalia, tutte le zone bagnate dal mare hanno dei tritoni, e in particolare qui ci ricorda anche il nostro simpatico tritone, sì. Che è un bizzarro incrocio tra un goblin e un tritone. Trovato sotto i mari di Dominaria. Quindi è colpa se devono tenere i tritoni perché è sotto il mare? E ci sono solo queste tipologie. Si sa poco di loro, anche se probabilmente sono state il risultato di mutazioni causate dalla sovrapposizione di ratti. Quindi, cioè di rat. Molto spesso queste creature sono prodigiose, ma... Ma poi da quanti anni è che non si gioca più scoiattolo? Avevo 8-10 anni quando si giocavano. Era Odissea. Odissea c'era la combo scoiattoli, quindi si parla di 2000 qualcosa, quando è Odissea. Vabbè, comunque dal blocco, mi sembra più o meno dal blocco Odissea, perché mi ricordo, perché... l'incanta terra che fa gli scoiattoli, sì. È di Odissea, se non mi ricordo male, quindi so, sicuramente lì si giocava. Evoca il Franchini dietro di te. Esatto. E cosa abbiamo? Abbiamo una novità, anche qui parliamo in ordine alfabetico, parliamo di Ixalan, e qui dovresti avere il nostro amico. Non questo. Io te li ho inviati, esatto. Allora, i tritoni, come i goblin, sono creature allineate di solito un unico colore, in questo caso il blu. Però i tritoni sono allineati in quasi tutti i piani, no, cioè quasi tutti col blu, ma in alcuni piani in particolare con il verde o con il bianco o con il nero, esatto. Ma mai monocolore da un'altra parte. Esatto. Ixalan è il primo caso in cui ci sono tritoni che sono monoverdi. La ragione è anche che in Ixalan il tritone non è legato principalmente solo al mare, ma anche alla terra, sì, attorno, alla giungla, ai fiumi. Sono legati alla... è un po' come le popolazioni amazzoniche, che sono legate alla vita del mare, ma anche di tutto il fiume e del bosco attorno. La caratterizzazione, come si può vedere benissimo da questa immagine, è che hanno la pelle molto spesso blu, delle pinne che escono dal corpo, sì. Che assumono colori sgargianti come i pesci tropicali. Sono guerrieri, e non solo, ma in particolare i guerrieri indossano l'armatura fatta di giada. E vivono nella giungla, sono sciamani, sono guide, sanno qualunque cosa della vegetazione. Cioè, nell'ultima storia, se l'avete letta, ma quanto è figa Tishana, che si rende conto della gente che gli splinswalka di fianco e quando c'è... Esatto. Ieri, 2 settimane fa mi sono concentrata e ho visto che qualcuno è arrivato dalle... Cosa?
cioè tu hai, stai facendo quello che Mid-Mizzet vuole costruire, tu lo sai fare naturalmente, cioè Esatto. rendiamocene conto. Cioè poi si accorge dell'illusione, oh, l'acqua si muove, Sì, oh, io cioè, facevo illusioni da prima che tu ma che sì, nascessi. cioè roba del Plasmavo genere, illusioni da prima che tu nascessi. cioè capo quanto è bella Tishana. E sono molto anche visivamente molto, cioè, belli da vedere, forti da Sì. vedere, non timorosi sicuramente. E loro credono, hanno un dovere verso la città di Orazka. Orazka, hanno un dovere di proteggerla e sono allineati i vari clan, i vari gruppi al fiume in cui, vicino a cui vivono e anche addirittura assumono il capo. Ogni, esatto, ogni c'è cioè il grande fiume che è Tishana e gli altri, i 9 affluenti che per ogni affluente il fiume sceglie un suo rappresentante tra i tritoni che Assume il assume il nome. nome del fiume e diventa, sono essenzialmente degli sciamani molto E potenti. che devono proteggere la città praticamente. Sì. Non hanno più paura di dove Di dove sia, sia. ma nessuno deve avvicinarsi alla zona di dove gli hanno detto più o meno che è la Ok. città, essenzialmente. Sembra più o meno come prendere le informazioni da Google Maps. No, Google Maps Fai che devi smettere. una rinversione a Ah, esatto. Torniamo a tritoni un pochino meno belli esteticamente, che sono i tritoni di Lorwyn. No, Tovo. Tishan, cosa? No, quella lì che ho messo è Questo l'incantesimo. sarebbe la 2-2 che esplora, ma ricordate, non so neanche io dove sia, è bellissimo. Allora, Tishana È la è la mitica verde-blu Quella che ho di postato, messo io è quello che dice che ogni qualvolta lanci una magia tritone, fai Ixalan. un tritone con antimalocchio. Esatto. Quella che dici tu è monoverde. La 2-2 che esplora, sì, è È la comune la monoverde. comune Ne ho monoverde. aiosa in un Sì, mazzetto. dato che hai draftato solo quelli. Sì, ho fatto, ai nazionali ho fatto 3 mazzi tritoni. Solo tritoni, nient'altro, solo Va tritoni. bene, sì. Perché tritoni è il meglio. Un sacco di roba, nessuno li guardava. I Merrow sono molto spesso mono blu oppure blu bianchi. Il più importante Merrow che noi conosciamo è Sigg, e chi gioca Esatto. penso a Commander in particolare ce l'ha anche Sì, costa presente. tipo 7, esatto. Chi Sigg? La No, Tishana, Tishana, sì, sì. è Però ti uno. fa anche tanta roba. E sono anche loro, in particolare su Lorwyn, sono magari, controllano le tratte commerciali, Sì, perché controllando i fiumi controllano il commercio. e sono divisi in scuole e che gli umani chiamano in modi particolari, che sono tipo Battinchiostro, Branchiargentea. Brancargentea, Rio Pietroso, Pinnacarta e quelli non tradotti perché non esistevano una carta, i Weirwinder, che potrebbe essere Wind. Ventusan, qualcosa Non lo so, ventoso. no, Winder vuol dire anche mulinello, se non sbaglio. A Monaco che sto giocando per un potissimo mazzo Tonni, verde, blu, da budì, da budà, agro con esplorare, tutto common, uncommon, fico. Sì. Più o meno quelli che ho fatto tutte le Esatto, tutti i volte. draft, tutti i tuoi draft. Praticamente quindi I i tonni di Lorwyn, tonni Rio Mare, i tonni tonni riomani Rio Pietroso, più cos'è? prezioso di Lorwyn, Ok, sono dei oggi maghi, sono abbiamo il del Photoshop da fare esatto, anche oggi. e sono molto legati alle tratte commerciali e ai fiumi in cui vivono. Ovviamente questi nomi che ho detto prima sono quelli che sono le traduzioni dei Landwalker, dei cammina, di Il coloro che, dei calcaterra, penso. calcaterra, perché loro parlano il Merrow, per esempio in inglese la prima, Battinchiostro, Ok, sì, in inglese no aspetta, no scusa, Pinnacarta, è che è Paperfin. Paperfin, in Merrow è Popurfilnin. Quindi è una cosa tipo Popperflin. E ogni scuola è capitanata da un Pauperflin, cosa fanno Pauper? regerì. Re, Regere, non riesco mai a leggerlo.
Rigerei, credo. Rigerei, quello che abbiamo visto prima, quello che è abbiamo nel visto mazzo. Prima, esatto. Cosa succede, visto che abbiamo parlato che sull'anda tenebrosa dopo le cose diventano più Esatto. brutte, diventano dei tagliagole di merda. Diventano sì, degli Degli assassini, dei assassini tagliagole, che si nascondono negli abissi. Si nascondono negli abissi, sì. Però c'è una creatura particolare, di cui abbiamo un'immagine un po' sgranata, ma ce l'abbiamo. Di chi? Delle Selkie. Ah sì, questo. Sì, c'è Chiora. Allora, cos'è una Selkie fuori da Magic? La Selkie è una creatura mitologica della mitologia più legata al nord Europa, perché è alle zone più a nord del mondo. Sono delle donne che indossano e si trasformano in foche. La storia è più o meno quella, una delle più famose, assomiglia un pochino a quella della Sirenetta, ma non la Sirenetta Disney, la Sirenetta originale, dove questa donna si innamora, Postate sta carta. Che carta? Quale carta? Tishana. Tishana. Praticamente la Selkie è una donna che va, si sposa con il con quest'uomo, vive tranquillamente, poi torna al mare e ritorna ad essere una foca. Le Selkie qua sono strani merrow, quindi strani tritoni, con forme diverse. Praticamente il loro corpo, la parte sono praticamente... Ah, quella nell'immagine. Selkie... Te la troviamo. Eccola qua. Selkie malinconica. Proprio, cioè l'idea è proprio quella. Eccola. Sì, esatto, la Sirenetta Splat, più o meno. Praticamente la parte bassa del loro corpo, un po' come l'idea del centauro, esatto. Ha la parte bassa che ha due paia di zampe palmate, tipo quelle di una delle foche, e la parte alta più umana. Ah. La parte, le Selkie molto spesso hanno i capelli lunghi e neri e gli occhi o completamente neri, comunque sì, senza pupille, e vivono nelle profondità. Si vede bene. Ok, quindi è tipo il tritone, ma nel nome... Sì, è una un specie tipo di tritone, tritone, un sì, tipo di tritone. Per farvi vedere il fatto degli occhi senza pupille, c'è la cosa che tra l'altro dagli occhi di ghiaccio. Sì, e praticamente loro vivono nei fiumi, nei laghi, ma sembrerebbe, come si vede la Selkie precedente, sono malinconici perché sembra che anelino a delle acque più lontane, più profonde. È un po' come nel mito che loro vivono magari più vicino all'uomo in attesa di ritornare al mare. È come se che anelino... Si chiama Samara quella di The sì, Ring. Sì, esatto. che anelino a oceani anche di altri mondi. Cioè, questa è l'immagine... E sono, a me piacciono molto perché la Selkie mi piace, però sì, sono un po' particolari. Insomma. Poi anche qui abbiamo i Merfolk anche su Mercadia, come ho visto prima, che sono stati portati da Ramos. Erano la città subacquea di Saprazzo, dove c'è un visir. Il visir sono di i visir. Poi ci sono i famosi i famosi Merfolk tritoni di Ravnica, che sono, la cosa strana è che su Ravnica non c'è il mare. Non c'è, esatto, non c'è acqua. Quindi penso, per un bel po' i tritoni sembravano estinti. A suon di far buche, praticamente, i tritoni sì, sono tornati su e si sono affiliati alla giungla. Hanno trovato, penso, delle cave comunque sì, da... sotterranee di dove l'acqua è, però, è rimasta e hanno vissuto lì e poi probabilmente sono tornati a galla e si sono affiliati ai Simic e in particolare uno dei capi Simic, Zegana, e anche tra i maghi Simic si vedono dei tritoni. Sì, c'è Vorel, c'è... Ti avevo dato anche e questa, era piccolina e sgranata anche quella. Ma io le avevo aperte grandi. Era piccolina e sgranata. E c'era anche Momirvig è un elfo, non è un tritone, esatto, sbagliato. Tra gli altri tritoni ci sono il tritone di Shandalar, che è Talrand, che dovresti avere perché Talrand ce l'avevamo.
tutto il giro, eccolo qua. Quello. Lui che è fico. Thalrand, il che come vedete attorno a sé ha dei draghetti, perché è il conquistatore dei mari, ma non contento di conquistare i mari, si è messo anche a conquistare il cielo con i suoi draghetti. Sì, va a potere sui draghetti. Poi ho notato adesso che ha un cuore, praticamente, quello che ha in mano. Si vede che è il cuore di un drago, per cui comanda i draghi col cuore di un drago. I tritoni sembravano estinti, per fuori far buche li hanno trovati. La più grande partita nascondita è quella dei Dimir, che è durata fino al Decca Millenario. E lo so, sono abituata a spiegare le cose difficili a dei bambini, quindi diciamo che molto spesso l'ha avuto particolarmente in vacca. Andiamo, rimanendo un attimo a guardare quanto è figo, ci dobbiamo spostare per parlare di Teros. Teros è una situazione... i tritoni sono numerosi, sono parzialmente anfibi, sì. E come abbiamo visto, in realtà la cosa strana che quindi nella presentazione era, e sono tra le prime che si presentano su due gambe, e noi diciamo no, non è vero, però effettivamente i tritoni più vecchi, sì, quelli di Lorwyn, quelli più, tornando indietro, hanno la coda, sono come sirenidi, cioè hanno la parte, sì, sirene, esatto. Ma come mermaid. Sì, sono più simili al pesce che all'umano. Invece i tritoni di Teros, di Ixalan, di Zendikar sono più umanoidi. E anche quelli ovviamente di Ravnica, perché altrimenti come te ne vai in giro a spasso a dovinare gilde. Quelli di Teros possono respirare per molti giorni fuori dell'acqua, ecco perché sono anfibi, ma devono rimanere in acqua per evitare che le branchie si secchino. Ovviamente i tritoni cosa fanno? Credono in Tassa, cioè semplicemente del mare. Seguono Tassa, sono campioni di Tassa, seguono Tassa e fanno tutto per lei, perché lei è la loro regina, la loro dea. Anche perché avere la divinità del proprio tipo. Sì, anche perché anche lei è un tritone. È stata un tritone, probabilmente, prima di diventare divinità. Finiamo questa carrellata di tritoni con i tritoni di Zendikar. Finiamo con quelli di Zendikar solamente perché c'è quella più bella. C'è quella più fica, ma anche perché Zendikar inizia con la Zeta e quindi è inoltre. Quindi è l'ultima. Tristemente. Su Zendikar preconosciamo la prima tritona Planeswalker, che è Kiora, e i tritoni di Zendikar sono molto curiosi, molto saggi, molto analitici, e sono dei naturali esploratori, sia del mare, però vediamo che comunque anche Tassa. Kiora cammina. È che è diventata Tassa. Praticamente, dato che il bidente è vero, lei è ancora il bidente di Tassa e non se l'è fatto un cazzo. No, l'ha usato per spingere gli addrazi. Però sì, cosa... ok, ma adesso cosa te ne fai? Hai un bidente. Tornare su Teros e diventare Tassa lei, verde sì, e blu, Tassa sulle terre al posto di Kelly di Corfix. Sì, e appaiono molto più umani. E come notiamo, non capo fortissima la rivoglia in Ixalan, non credo che la prima Planeswalker a spingere una divinità di Teros a bestemmiare se stessa, esatto. Appunto. Praticamente, come poi vedremo, i tritoni di Ixalan, qui riprendono quelli di Zendikar più o meno, vediamo che comunque dal corpo di Kiora escono delle pinne, anche se sì, sono un pochino più piccole rispetto agli altri tritoni, e hanno colori un pochino più meno sgargianti, perché comunque si adattano a una situazione di più normalità rispetto a mari tropicali. Anche se sono tanti, stanno diminuendo sempre di più e hanno molti ruoli all'interno della società, sono molto spesso anche sentinelle, guerrieri. Credono, sono studiosi anche. Molto spesso loro hanno quest'idea della, comunque della, hanno, diciamo che forse sono stati loro a dirla, a metterla per iscritto, l'idea della struttura del mondo, praticamente che Emeri è la custode dei cieli, che Kozilek è il custode di tutto quello che si vede, e Ulamog è il custode delle profondità. Una particolarità che non ho ben capito, perché me l'hanno detta, perché guarda, potevo vivere anche senza, è che hanno il naso ma non possono respirare fuori dall'acqua, penso. No, che non possono respirare col naso. So.
Cioè, hanno il naso, ma non lo usano, è solo non per lo posso... bellezza. Sì, è per, boh, una presa d'aria. Sì. Neanche perché se non possono farlo. Non lo so. Non hanno le... pratica, ovviamente, lei è la Plainswalk... Lei... Per Chiora ha il preso, tra virgolette, quando planeswalk, quando passa da un piano all'altro, praticamente lei nuota, sì. Perché rimane nell'ottica del nuotare da un oceano all'altro. Potrebbero fare una planeswalker selkie, anche se è un po' problematico che nuota da un oceano all'altro. Ma se c'è lei che fa questa è stata la carrellata. Ovviamente non abbiamo detto tanto, abbiamo detto poco e niente, però insomma è finita. Sì, basta, basta. Chiudiamo tutto. Cosa facciamo adesso? E quindi queste due sono tra le razze, tra le tribù pool più longeve all'interno, sì, del mondo di Magic, insieme a gli elfi e gli umani. Sì. Allora Plainswim. Plainswim, proprio così. E praticamente insieme a i... Grazie, forse? Lorenzo. Insieme agli elfi e agli umani sono tra le creature più presenti in quasi tutti i piani, quasi tutte le edizioni, sì. Non tutte, ma ci sono, insomma, tra i più in particolare presenti, i goblin, diciamo, sono tra i più presenti, sì. Per... infilano un po' ovunque questi goblin, sì, e... ci stanno un po' ovunque, sì, perché sono creature più piccole, non è necessario avere il mare, l'importante è che ci sia della terra, perché si adattano un po' a tutto. E anche come caratterizzazione di creature piccole, piccolo popolo. Le Mermaid sono mitologia greca. Allora, il tritone è... Non so l'origine del tritone. Del tritone in sé? Non... Può essere che sia. Allora, so che nella mitologia greca c'erano le sirene come... come volatili. Come volatili. La sirena come mermaid, quindi come acquatica, che è stata un'acquisizione secondaria. Allora, è anche una divinità, Tritone. Tritone, sì, era il figlio di Poseidone. Poseidone. È un lucertolone. Sì. Tritone Wikipedia. È molto legato al mito, un po' all'immagine atlantidese. Sì, cioè, figura della mitologia greca. Sì, allora sì. Basta. Sì. Sì, è nato, sì, è una... È nato, diciamo, dalla mitologia greca. Sicuramente non nordica, sì, lo ricordo che i tritoni erano i maschi delle sirene. Io ricordo che i tritoni, sì, erano, allora, i maschi, il tritone, delle... sì, è il maschio delle sirene. E in realtà le sirene sono rappresentate sia come uomini che come donne. No, però quello quando... l'avevo cercato perché c'era stata una discussione tra dei commenti. Allora, quando tu, quindi, intendi, sono... nella mitologia un tritone, molto spesso viene associato alla sirena, ma come maschio. Non credo mi abbia caricato i messaggi, perché si discone solo sottolineare questa cosa. Quanto abbiamo bisogno del sottotipo foca. Foca. Ma da foca. Quando ritorneremo su un piano stile Ice Age, forse avremo bisogno delle focche. Foca. No, spero di no. Hanno fatto i alce. Hanno fatto... La capra. Capra. Ci sta foca. Effettivamente, se devono, se un giorno fanno una carta che è una foca, che tipo di può avere? Foca. Bestia, no, ci sta. Tritone, no. Quindi, foca. Aggiungeranno. Cammello, c'è, cioè, cammello. Cammello, sì. Quindi, e poi c'è l'alce che è una renna, la capra che è una pecora, cose così. Esatto. Il maiale che è un cinghiale. Sì. O il cinghiale che è un maiale. Sottotipo sardina, sì, così. Ah, è vero, da Instant c'è anche il trilobit. Esatto, quindi sì, ok, potremmo, quindi avere potrà, la foca. Quindi potrebbero fare la foca. Settino di pedine, capre, ita, altro che tarmo. Ce l'ho, aspetta, ce l'ho qua. Hai le... Ho la pedina capre pronta. Com'è la pedina capre? Ho la pedina capre, vedo che c'è in Daretti, c'è la postazione commerciale che fa le capre, e quindi io ho le capre. Tra l'altro tengo il mazzo d'Aretti in questo deck box, così confondo tutti quelli che giocano. Eccola. Beh, però la parte più importante è la coperta. E ovviamente si è messo poco, incredibile. Capra, bellissimo. Dietro la capra c'è una pedina Wurm, del Wurm Coil, che non adesso non la metto a fuoco perché è troppo bella.
Dai, come i dinosauri adesso non c'è quasi nulla, ora si può fare il commander, quindi sognerò l'espansione foche. La foca leggendaria. Sì, la foca forse è un po' complesso, però mi piace Ci l'idea. sta. Fanno Sognare, si può sempre sognare. l'espansione artica, appunto, non è il Sì, Sage 2. un Ice Age 2 con magari una strutturazione un No, po' più... coso, Kaldheim. Caldeim. In Kaldheim si Basta, può... fatto. Kaldheim è un sogno che io provo, cioè io voglio che arrivi Kaldheim, Sì, perché... l'hanno teaserato in Brutalmente... Duels of the Planeswalker 2014... 2014. Quali sono i dinosauri non di Ixalan? C'è l'articolo con tutti quelli che hanno aggiornato. Aspetta, ve lo trovo. Non esistono le foche, ma esistono i seal. Che significa foca? Ma non ci sono. Come tipo di creatura ufficiale? Sì, hanno aggiornato l'oracolo con Ixalan e lo aggiorneranno anche con i rivali di Ixalan, perché se ne sono accorti di altre carte che possono essere dei dinosauri, cioè che sono effettivamente dei dinosauri. Vado a cercarvi in breve. Allora, Ixalan Oracle Changes. Eccoli qua. Eccola, questa qua è la lista. Vediamo come la. Pinguini contro foche, duel deck definitivo, la lotta dei due poli. Sì, esatto, mi Non piace. vediamo, ma mi piace pensare che. Ah, sì, i sigilli, giustamente. E vediamo cosa. Ok, questa qua. No, infatti l'ha scritta malissimo. Vabbè, dai, insomma, accettiamola così com'è. Comunque, queste sono tutte le carte che sono diventate dinosauri. O che hanno Però aggiunto. O che pinguini è contro stato fochi, la lotta tra i due poli mi aggiunto. piace un Sì. sacco, basta. Altro Photoshop da fare. Due Sì. deck. Pinguini contro foche. È solo che non abbiamo né pinguini, cioè dobbiamo trovare dei pinguini e delle foche con un'illustrazione Sì, seriosa. figurati se non si trovano. Li Seriosa. troviamo, secondo me troviamo addirittura dei pinguini vestiti da guerrieri. Sì. La mettete in chat? L'abbiamo appena messa in chat. La lista delle carte che sono diventate dinosauri. E pinguini Dovrebbe contro foche è improbabile. Mi cerchi anche il sia essere. Il blah, blah. sigillo? I sigilli? Sì, nelle foche. No, non credo ci. No, ha detto che si riferiva al fatto che c'erano i Seal Ok. of Cleansing, tutti i vari sigilli, che quindi è Seal. Non la vedo. Te la ricondividiamo. Sì, in teoria il pinguino può essere considerato... Sì, forse sì. Però dai, insomma, no, 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 vogliamo qualcosa di nuovo. Appena inserita. Eh sì, anche secondo me i pinguini saranno, cioè, anche se non volano, però saranno Però uccello. nuotano. Poi c'era stato tipo un dodo, una specie di dodo che era un uccello, quindi penso che. Dodo. Comunque Fage l'ho appena condivisa la lista delle cose che sono diventate dinosauri. Con anche che cos'erano prima e cosa sono diventati adesso. Cosa hai detto? Bene. Ok, non Non le avevo. vedo. Come è possibile? Non... Posso mandare. Aspetta, voglio vedere se posso mandarti un messaggio. Chat in privato. Te lo mandiamo direttamente in Te lo mandiamo privato. in privato. E sono una lista orribile, ovviamente non sono. Per trovare l'articolo l'avevamo condiviso anche in pagina, se non Sì, sbaglio. però era uscito al tempo dell'uscita. Ok, ti è arrivato. La visa prenderà spunto dai porg. Esatto, che sono tenerissimi e ovviamente ho già preso il Funko Pop perché no, non si poteva. Figurati, Fage. Non sto a risponderti in chat perché Ok, direi tanto. che ora, Bene. guardando l'orario e dicendo che Sì. forse è il caso che io vada a dormire, perché Non è no? vero, non è vero.
stai qua. Non posso, domani devo andare a lavorare, finisco tardissimo. Quindi vi salutiamo, vi ricordo che domani ci sarò io a fare la live da solo, perché sempre su Magic Arena domani ci saranno due streamer che giocheranno e probabilmente diranno altre informazioni. Quindi per tutti quelli interessati alle info di Magic Arena. Di Magic Arena, ci vediamo domani sera alle un quarto alle 10, alle 9.45. Quindi ci vediamo domani e buonanotte. Grazie a voi per averci seguito. Mi spaventi se fai così, mi spaventi. No. Mi spaventi.